L'appuntamento con le Orestiadi 2018 andrà avanti fino all'11 agosto, attraversando i quattro temi principali: hashtag classico contemporaneo, hashtag 40-50, hashtag città laboratorio, hashtag poeticamente Sicilia. Il programma mira a rafforzare l'identità delle Orestiadi attraverso l'unicità dei suoi progetti, confermando Gibellina come uno dei poli principali del teatro contemporaneo in Sicilia. La manifestazione con la direzione artistica di Alfio Scuderi ha preso il via con La lunga notte del contemporaneo, evento performativo promosso in collaborazione con la Biennale d'Arte Contemporanea, Manifesta 12, produzione esclusiva per le Orestiadi 2018, immaginata e costruita in occasione del 50° anniversario del terribile terremoto che distrusse la città di Gibellina, attraverso i diversi linguaggi dell'arte contemporanea, tra parola, danza, musiche e visioni d'arte. Parte questa edizione speciale è dedicata a 50 anni dal 68 e quindi a 50 anni dal terremoto, tutta l'arte contemporanea, a quello che rappresenta e che ha rappresentato Gibellina e le Orestiadi per questo territorio, un territorio che 50 anni fa è stato colpito da questo terremoto, ma che ha provato a ricostruire in particolare la sua identità proprio dalla forza artistica, dall'identità artistica. Ed è partendo da questo presupposto che io ho immaginato questa mia prima stagione, questa stagione con cui inizio un rapporto artistico di collaborazione con questa prestigiosa fondazione d'arte, che è sempre stata un po' il simbolo dell'arte contemporanea, del teatro contemporaneo e della ricerca dei nuovi linguaggi per la Sicilia, e quindi per me intanto è un motivo di orgoglio e anche di stimolo, quindi spero di vedere tante facce diverse che si incontrano qui a Gibellina e che Gibellina possa essere un defibrillatore culturale. Nel corso del primo appuntamento al Baglio di Stefano sono andate in scena quattro performance inedite che si intrecceranno tra di loro. Ad esibirsi sulla Montagna del Sale l'attore Alessandro Haber per un omaggio dedicato alla Beat Generation. Questo luogo non lo conoscevo, so che è stato un luogo martoriato, un disastro. Ma come poi sono accumulati i disastri nel tempo? Ma i disastri non ci dovrebbero essere, però quando ci sono poi alla fine servono, poi inservono in qualche modo a rinascere, a riscattarsi, a inventarsi un festival come questo. Questo luogo era un luogo sperduto dal bene e dal male, era sperduto nell'entroterra, chi ci veniva qui? Adesso invece la gente ci va, è stato un luogo di culto, un luogo della memoria, un luogo del dolore, ma anche un luogo della gioia, della cultura, la voglia di mettersi in gioco, di fare, di emozionare. Sempre al Baglio di Stefano, un secondo momento all'insegna del hashtag classico contemporaneo è stato l'adattamento originale dell'Orlando Furioso con Stefano Accorsi, che ha giocato con i versi dell'Ariosto per condurre gli spettatori alla scoperta delle appassionanti avventure di Orlando sotto la Montagna di Sale di Paladino, in un mondo romanzesco e senza confini, abitato da dame in pericolo e cavalieri senza paura, in un rocambolesco viaggio che ha portato il pubblico dalla Francia di Carlo Magno fino sulla Luna.